Ma il Bari quest'oggi ha avuto la bravura di fare una grandissima prestazione perché siamo entrati in campo bene, siamo diventati padroni del gioco, abbiamo creato i presupposti, credo, nei primi 10 minuti di calciare tante volte in porta e abbiamo continuato fino alla mezz'ora a creare le basi per andare in vantaggio. Poi alla mezz'ora, per una nostra ingenuità, abbiamo preso una ripartenza e siamo stati puniti. Credo sarebbe stata una mazzata che poteva farci male, invece abbiamo reagito, innervosendoci un po' negli ultimi minuti del primo tempo, poi all'intervallo, insomma, ho detto ai ragazzi che avremmo dovuto continuare a fare con lucidità quello che eravamo stati in grado di fare al primo tempo, che sicuramente la partita l'avremmo potuta rimettere in piedi, e così è stata. Quindi contentissimo di questi 3 punti perché credo siano stati meritatissimi. Si vedeva una squadra più coraggiosa che andava a cercare l'uno contro uno e la superiorità con l'avversario. Ma in quello noi dobbiamo migliorare, abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso ad Ascoli perché eravamo stati padroni del campo, ma con un ritmo e un'intensità troppo bassa per poter creare dei grattacapelli avversari. Invece oggi l'abbiamo alzata, abbiamo creato occasioni e abbiamo creato i presupposti per farne delle altre. Dobbiamo migliorare tantissimo in quello perché siamo stati bravi a concedere veramente poco agli avversari di oggi e non era facile. Ha detto la vigilia si attendeva un Avellino in difficoltà, così è stato. Il Bari però è stato tenace a non mollare anche sotto di un gol. Come l'ha visto invece l'Avellino, anche se ovviamente gli interessa guardare più il Bari, ormai in piena lotta per non retrocedere. Grande difficoltà. Ma l'Avellino per me ha i giocatori per potersi tirare fuori da questa situazione e sono convinto che riuscirà a farlo, però a me interessa quello che siamo stati in grado di fare oggi e oggi sarebbe stato veramente un peccato uscire da questo campo senza la vittoria. Mister, l'ha vinta anche dalla panchina, perché sì, è stato fondamentale, ma anche Floro Flores ha sfiancato gli avversari. Ma siamo stati bravi con chi è iniziato, siamo stati bravi con chi è entrato, e eravamo tutti presenti oggi perché non manca tantissimo nel finale. E questo gruppo credo che ha dimostrato in tutti i suoi interpreti che ha dei valori tecnici ma anche dei valori umani e quindi sono contento della prestazione di oggi per tutti. In cosa deve ancora crescere questo Bari? Perché la sensazione è stata che il gol di Vaiuscì sia arrivato dopo una mezz'ora in cui c'era stata per larghi tratti solo una squadra in campo. Non è facile fare la partita nostra di oggi perché abbiamo concesso niente agli avversari e quindi ripeto sarebbe stato veramente ingiusto no, uscire da questo campo senza 3 punti. Ovviamente abbiamo commesso un'ingenuità, però non si può pensare di non sbagliare durante una partita. Quindi io mi piace guardare quello che abbiamo fatto di buono, che sono tantissime cose. Ovviamente guarderemo anche le cose da migliorare perché abbiamo voglia di continuare a fare bene come stiamo facendo. All'orizzonte ora c'è una serie di partite sulla carta abbordabili fino al derby di Foggia e poi in particolare dal punto di vista ambientale. È questo il momento di premere sull'acceleratore. Ma se dovessimo pensare in questo modo, credo commetteremmo un gravissimo errore perché la settimana scorsa sicuramente non incontravamo la capolista, eppure non siamo stati in grado di portare a casa il risultato. Noi dobbiamo preparare ogni partita come se incontrassimo la squadra più forte del campionato, perché solo così saremo in grado di continuare a fare quello che stiamo facendo. In occasione del rinvio per la morte di Davide Astori, l'Avellino probabilmente avrebbe giocato col 3-5-2, oggi se lo aspettava col 4-4-1-1, soprattutto per vie centrali con le percussioni di Henderson. Avete fatto molto male all'Avellino, ve lo aspettavate così tatticamente in campo? Ma mi aspettavo che proponesse questa modalità di gioco. Hanno messo 2 giocatori contro i nostri 2 difensori, ovviamente in mezzo al campo avevamo la superiorità. Il pericolo era sulla perdita di palla, le ripartenze, perché potevamo trovare qualche difficoltà. Siamo stati bravissimi nell'arco di tutta la gara a non subire, a parte al 30° del primo tempo, in quell'occasione in cui siamo stati beffati da un'occasione loro, ma ripeto, complimenti a tutto il gruppo perché oggi siamo stati in grado di fare una grande partita. Mister, voci esterne parlano di presunti inadempimenti, sono venute fuori ieri sui giornali, voi non ne siete stati condizionati? Ma noi sentiamo già una grande responsabilità di indossare una maglia prestigiosa e rappresentare una grandissima città e non ne vogliamo altre, pensiamo solamente al campo e siamo convinti che e sicuramente non succederà niente di grave. Mister, questa sera Parma-Palermo, lei tifa per il pareggio? Ma io sono contento perché oggi la mia squadra è stata in grado di fare una grandissima prestazione. Con qualsiasi risultato, quando vinci, riesci a recuperare dei punti su qualcuno, quindi siamo contentissimi di noi e guarderemo questa partita, comunque andrà, saremo contenti. Bari agganciato al treno di testa, ci credete ancora? Ma noi non è che quando vinciamo ci crediamo, quando perdiamo non ci crediamo, noi lavoriamo per migliorare e per continuare a fare bene, sapendo che siamo un gruppo nuovo, sapendo che ci siamo rinnovati anche a gennaio. Non è facile costruire una mentalità e
E siamo straconvinti che nell'arco di un campionato così grande non si può pensare di non concedere niente agli avversari, però abbiamo voglia di continuare a fare bene.